Well, first of all, bienvenuto. I'm so pleased you're all here in the Hong Kong market, and you've brought with you many wonderful producers and delicious wines. What are you expecting of this exhibition in Hong Kong, the Hong Kong International Wine and Spirit exhibition? Quindi Debra sta chiedendo a Stefano Campatelli del vino Brunello di Montalcino quali sono le aspettative dopo questa fiera importantissima nel mondo del vino qui in Asia. Noi crediamo che al mondo si sia formato un primo centro, un primo hub del vino che è Londra e tuttora rimane un centro molto importante. Il secondo è New York City, che è molto importante particolarmente per i nostri vini toscani ed è diventato sicuramente in questo momento il più importante hub del vino toscano e mondiale comunque. Well, Hong Kong and the rest of Asia, we're a hot and trendy market at the moment, and we're falling in love with Italian wine in Asia. So how do you see yourself communicating Tuscan wine to the Asian market? Stiamo adesso chiedendo appunto come in questo momento importantissimo per i vini italiani qui in Asia, cosa si può fare da un punto di vista di marketing e della comunicazione per promuovere questo nuovo nostro brand. Il mercato cinese è un mercato realmente diverso e particolare rispetto agli altri, però noi crediamo che possiamo affrontarlo e quindi diciamo conquistarlo fra virgolette con quelli che sono i nostri punti di forza che da sempre ci contraddistinguono. Well, as you say, it's a beautiful area of culture and history and quality wine, and yet fairly new to the Asian market. So to help us understand the region better, you have an initiative, the Tuscany Taste. Can you tell me a little bit about the initiative, Giovanni? Abbiamo quindi adesso un marchio che rappresenta tutti i vini della Toscana. E quali sono le vostre aspettative rispetto a questa nuova iniziativa, diciamo strategica da un punto di vista commerciale e di comunicazione? Beh, consideriamo sicuramente un fatto positivo, è importante potersi presentare sul mercato con un brand che faccia da cappello a tutte le denominazioni, questo è una semplificazione, soprattutto affrontando mercati nuovi come possono essere quelli della Cina, avere un brand al di sopra e poi naturalmente i nostri brand, i nostri territori. And how would you plan to promote the initiative? How do you plan to share Tuscany Taste with Asia? Come avete pensato quindi di promuovere le iniziative di Tuscany Taste e il brand stesso, quindi che rappresenta i vini della Toscana? Sì, certamente avere un unico cappello e quindi un unico logo che rappresenta e porta in giro per il mondo una realtà che è quella toscana, fatta di tantissimi sotto specialità e unicità che sono appunto vino e anche altri prodotti e oltre a quello territorio e i nostri magnifici territori, appunto, e architetture presenti sul territorio. Questo porta all'unione di tutti questi fattori e tutte queste energie che noi stiamo ogni anno mettendo nel portare il nostro territorio all'estero e quindi nuovi mercati e mercati consolidati. Questo porta ad unirci e a portare avanti quello che è la Toscana, cioè quello che ci rappresenta maggiormente chiaramente e al di sotto con tutte le varie specifiche denominazioni. Questo. And to make the initiative successful, you've designed a wonderful new logo. Who could tell me about the design of the logo for Tuscany Taste? Stefano. Quindi diciamo com'è nata l'iniziativa di utilizzare una farfalla per rappresentare il marchio Tuscany Wine? Ma è stata un'operazione naturale,
chi ha lavorato su questo marchio ha capito che dalla forma della Toscana poteva nascere una farfalla, e questo credo che sia un simbolo giusto, corretto, un simbolo che significa che il vino toscano può volare ancora e può diciamo affermarsi ancora di più. Toscana è senz'altro un marchio già ben riconosciuto nel mondo, particolarmente nei mercati dove siamo già affermati, ma stiamo vedendo che comunque Toscana è sicuramente molto conosciuta. Quindi l'auspicio naturalmente è che questa farfalla ci faccia veramente volare ancora di più, perché abbiamo bisogno di affermarci in tutto il mondo. Well, we're grateful you've taken these steps, because for an Asian saying vino nobile del Montepulciano is too many syllables. So I think we're very pleased to have a symbol that we can hold and a name that we can say easily, Tuscany Taste. And I hope that you have every success in this market. I think all of Asia is eagerly looking at Italy. And of course, Tuscany is at the forefront of our interest in the region. So thank you so much for coming to Hong Kong. Debra ci dice che è molto contenta di avere questo nuovo brand in Asia, perché per alcuni nomi come Vino Nobile di Montepulciano sono difficili da pronunciare per gli asiatici, quindi avere un simbolo molto chiaro come quello della farfalla e un nome semplice come Tuscany Taste sicuramente agevola il lavoro di chi promuove il vino italiano, in particolare quello toscano, all'estero.